Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo Sumo Vlog. Come al solito voi mi proponete le sfide e io le eseguo nei miei video e le classiche domande che andrò a rispondere. Oggi facciamo il top speed dell'USA senza la velocità sul contachilometri, perché è sbagliatissima. Mi segna che arrivo a 210 km/h, ma proprio zero, non ci arriva. Ma ho la velocità satellitare dal GPS della Garmin. Se mi ricordo vi lascio una foto ora. Però prima partiamo con le domande. Prima domanda: quante ore ha la mia moto? Allora, la mia moto ha un po' di ore perché ci viaggio molto, faccio molti chilometri, anche se la tratto per bene. Per ora su 250 ore circa, e appunto è un po' spompa, continua comunque a fiottare come una bestia. È partito l'hashtag Aimai, quindi una delle prime domande che mi hanno fatto con l'hashtag Aimai è: hai mai perso un pezzo della moto per strada? Allora, ho perso un po' di pezzi della moto in verità, tra cui questo convogliatore della cassafiltro, che praticamente non è attaccato con nulla ma è d'incastro e si era staccato. Poi, dopo un dosso e non so per quale motivo, si è spaccato lo spostapinza e si è spaccata anche la pompa del freno anteriore, questa qua. Forse ho delle foto, ve le lascio ora, come prima. Un'altra cosa che ho perso erano le viti della corona, che mi si erano svitate appunto per le troppe vibrazioni. Ragazzi, vi ricordo di seguirmi su Instagram, che ho fatto una modifica alla moto, e solamente chi mi segue su Instagram sa di questa modifica particolare. Uscirà comunque un video a riguardo di questa mia modifica. Prima sfida: mi hanno proposto di fare 1/2 circle senza mettere giù i piedi, e ora ci proviamo. Devo dire che non sono ancora molto in gamba a fare quello senza mettere giù il piede, ma ci provo lo stesso. Partiamo, primo tentativo. Ho per sbaglio grattato la targa durante il primo giro e nell'ultimo mezzo ho dovuto mettere giù il piede perché mi stavo sbilanciando troppo. Andiamo a fare l'ultima domanda e il top speed. Vabbè, fa niente, ci abbiamo provato, l'abbiamo fatta per metà. Un'altra domanda che ho scelto perché c'entra un po' con la prima che ho fatto è: da quanto rifaccio il pistone e quale ho intenzione di montare? Allora, il pistone lo volevo rifare a breve, appena ricomincio un po' a lavorare e a guadagnare qualche soldino, perché ora come ora non me lo posso permettere, e ho intenzione di mettere un bifascia come quello che ho su adesso, che mi dura un po' di più e mi dà più coppia ai bassi regimi. E adesso finiamo con le ultime due sfide. Una è il top speed e l'altra è la GTR! Ah! Ci ingarelliamo. Dai, voglio ingarellarmi con la GTR. Ora ci ingarelliamo con la GTR. Dai, via. Eccola qua! Non abbiamo nemmeno fatto il top speed, però questa GTR mi ispira che scanna. Non scanna un cazzo! Potrebbe andare molto di più! Dai! Vabbè, mi sa che una sfida la balziamo e ci ingarelliamo col GTR, anche se mi darà molta merda.
ma dettagli. Ci sta, mi piace di brutto. Dai, fammi felice. Ecco, di nuovo. Rosso, uè. Via, dai. Fammi felice, fammi felice. Fammi felice. Dai, GTR scanna. Prendono auto che vanno sopra i 300 km orari e poi sono dei fermoni. Dai, che fermone. Non ci credo, dai. Hai una GTR. Scannala. Sorpasso la Max Fristo, ora gli facciamo. Per chi non lo conoscesse, lui penne sorpassa, così. Niente, ora torniamo, facciamo il top speed e via. Allora, mi ero dimenticato di dirvi che il top speed di questo 2,5 dei tempi con rapporti Motard, calcolato da GPS, sono circa 165 km orari. Potrei tirarla di più, ma è rischioso, quindi non ci provo, non lo faccio. Guardate, 3, 2, 1. Abbiamo fatti pure in salita, spinge maggiormente bassi regimi e non riesce ad andare a velocità assurde come chi dice che col 125 va a 160 all'ora. Vi assicuro che è impossibile, è impossibile. Questo è un 2,5 calcolato da GPS, quindi satellitare di quelli seri. Garmin, pagato 300 qualcosa euro, e segna la velocità più precisa che ci sia al mondo, e sono 163/165 km orari. Vi ricordo di lasciare nuove sfide, perché le sto finendo, quelle che mi avete proposto. Non abbiate paura a commentare, scrivete qualsiasi cosa, non da ammazzarsi. Vi ricordo di lasciare un bel like, ma soprattutto di commentare anche con le domande, perché anche quelle le sto finendo. Gente in moto, ora gli diamo merda. Seguitemi su Instagram, link in descrizione. Ragazzi, se avete visto il video fino alla fine, commentate con l'hashtag sfida e mi proponete la sfida, oppure con l'hashtag domanda e mi proponete la domanda. Seguitemi su Instagram per capire ora come sto impennando. Chissà come. Ciao ciao.